Alcuni pensano che il calcio sia solo un gioco, che questa sia solo una partita. Niente di trascendentale. Sì, lo pensate anche voi sotto sotto, anche se siete qui proprio per vedere giocare a calcio. Bene, allora guardate le facce della gente sugli spalti, osservate i volti dei giocatori in campo, oppure anche solo degli arbitri. Siete sicuri? Non è una partita per loro, non è solo una partita. Da questo momento in poi si va avanti o si va a casa, si è dentro o si è fuori. Benvenuti alla fase a eliminazione diretta. Uno dei simboli sportivi qui nei Paesi Bassi, la Johan Cruyff Arena, ha da poco cambiato nome per rendere omaggio a un immenso fuoriclasse, non a caso soprannominato il profeta del gol. Il pubblico di casa ha già alzato la manopola del volume. Loro sono sicuramente già pronti, caro Luca. L'atmosfera è già bollente, Fabio, ed era quello che ci si aspettava da questa tifoseria. La fase a gironi ci ha regalato sprazzi di grande calcio e qualche sorpresa. Ma siamo onesti, in qualsiasi competizione sono le partite da dentro o fuori a entrare negli annali e nel cuore dei tifosi. La partita è già cominciata. Una domanda al volo, Luca. Qual è il giocatore chiave di questa partita? Alessio Romagnoli, un ottimo difensore, dotato di forza fisica, ma anche di tecnica e personalità. Non mi sorprende, Fabio, che venga paragonato a un altro famoso difensore del Milan che come lui indossava la maglia numero 13. Tra l'altro io questo lo conosco bene. Pensavo la stessa cosa, stiamo a vedere se confermerà le nostre attese. Intervento difensivo molto tempestivo, ha interrotto l'azione d'attacco con una grande determinazione. Immobile. El Shaarawy. Guarda come fanno salire entrambi i terzini. Ma cosa stanno cercando di fare? Penso che l'idea sia quella di aumentare la pressione sugli esterni. In questo modo costringono gli avversari a stare bassi e cercano di conquistare la superiorità numerica sulle fasce. Situazione spinosa, ma il suo intervento è stato provvidenziale. Prova con la palla lunga. Bernardeschi. Florenzi. La partita è molto chiusa, non si è visto nemmeno un tiro in porta. Le due squadre sono ancora in fase di studio e preferiscono non prendere rischi. Bernardeschi scatta verso il pallone. C'è il tiro! Bella parata! Lungo passaggio in avanti. Qui può partire il contropiede. Sulla fascia, in profondità. Florenzi prende l'iniziativa e la propone in avanti. È davvero una bella serie di passaggi questa. Prova il tiro! Conclusione sul fondo. Ha preferito tentare la conclusione nonostante fosse molto lontano. Ecco il filtrante per Immobile. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Alaba. Allarga il gioco a destra. Vuole il lancio filtrante. È ben posizionato e spazia via la palla. C'è l'opportunità per il contropiede. Ecco Verratti. Florenzi. Calcio di punizione per l'Italia. Alza lo sguardo per controllare il piazzamento dei compagni. Ecco Florenzi. Scatta verso il pallone. Messo fuori dalla difesa.
Bernardeschi, Florenzi, ecco Bernardeschi, Florenzi, Florenzi con il cross, allontana la minaccia, Florenzi, ecco che la parata notevole, non era facile, gli lega la gioia del gol, che parata! Qui bisogna lodare l'estremo difensore, non si è fatto superare. Calcio d'angolo battuto corto, la gioca all'indietro, ci prova, e c'è la rete! L'estremo difensore la calcia lunga. Marco Verratti. Immobile. Tentativo di allungare il gioco. L'arbitro manda tutti a prendere un tentato, si chiude così il primo tempo. I 22 in campo si dirigono verso il tunnel che porta negli spogliatoi. Prima parte di gara senza reti, si ripartirà dallo stesso risultato con cui è iniziata la partita. Verso la fine del tempo hanno giocato alla grande, questo potrebbe infondere loro coraggio e consapevolezza nei propri mezzi. Se entrano in campo con il piglio giusto possono fare un grande secondo tempo. Primo tempo sullo 0-0 e dunque tutto è ancora possibile. L'azione è già ripresa. L'Italia ha fatto la partita, ha avuto più occasioni, sta affrontando la gara nel modo giusto. Certo, se la situazione di parità non si sblocca potrebbe anche iniziare ad innervosirsi e a perdere la concentrazione. Deve continuare a spingere e portarsi subito in vantaggio. Scodella in avanti. E Sharawi. Ottimo dribbling. La appoggia sulla fascia. Scatta verso il pallone e va a colpire di testa. Ha fallito una clamorosa occasione. C'è la palla lunga in avanti. Continua ad andare, palla al piede. Può segnare da lì. El Sharawi. Niente di fatto, azione interrotta. Decide di sfruttare la fascia. Occhio al tiro. Passaggio, può provare. Palla in rete. Si è aggiustato bene il pallone prima di tirare e poi è riuscito a insaccare senza nessuna difficoltà. Sono quindi 4 da rete per l'unico secondo. Un gol del vantaggio, davvero pesantissimo. Credo ci tenessero a far bene nella partita inaugurale. Di sicuro questo gol è un buon auspicio per il resto della competizione. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Lo spazio per il passaggio l'ha visto. Giustamente ci ha provato, ma non ha toccato nel modo giusto il pallone. Marco Verratti si spinge in avanti sulla destra. L'avversario ha avuto la meglio. Marco Verratti ha cercato di arrivare in porta con prepotenza. La difesa fa troppa fatica ad arginarlo, dovrebbero raddoppiare la marcatura su di lui, ma anche questo comporta dei rischi. Jorginho. El Sharawi. Ottima pressione la sua, palla recuperata. Prova a giocarla in profondità. Passaggio sulla destra, cerca di servire il compagno in avanti. E passa! Nessuno dei compagni poteva arrivarci.
Buono questo tentativo sulla fascia sinistra. Devono riprovarci. Questa potrebbe essere la strada giusta per riaprire la partita. Non hanno altra scelta. Devono buttarsi in avanti. Infatti. Cerca l'uomo là davanti. Cerca di pescare il compagno col filtrante. Insomma, qui dovevano chiudere la partita e non ce l'hanno fatta. Parata di Donnarumma. Stanno cercando di chiudere la partita facendo un altro gol. Difesa ancora decisiva. E trova bene il compagno. Cerca di lanciare il colpo. Al tiro! Tiro davvero da dimenticare. Al di là dell'esito finale, questa azione è un esempio perfetto della loro capacità di aggredire gli spazi in contropiede. Quarto uomo mostra il tabellone luminoso con i numeri di chi sale e di chi scende. In effetti non ne aveva più. L'allenatore ha fatto bene a farlo uscire dal campo. Ecco Bernardeschi. Sulla destra. Gioca una palla lunga. Riceve. Cerca il tiro. Vicinissimi al gol del 2-0. Grazie a lui la sua squadra è ancora in partita. Grande parata questa. Immobile. Calcio di punizione per l'Italia. E il gioco sta diventando un po' troppo maschio. L'arbitro dovrebbe prendere in mano la situazione con più polso adesso. No, ma non si deve commettere un fallo così. Questo è un fallo stupido. Se stai vincendo la partita, non puoi concedere un'occasione del genere agli avversari a pochi minuti dalla fine. Bernardeschi si prepara a battere a rete. Bernardeschi! E per fare un gol così ci vuole un talento straordinario! Parità! E pensare che fino a qualche istante fa tutto sembrava perduto per loro. E ha sfruttato alla grande questa occasione. Che giocata! Gli hanno regalato una chance e l'ha sfruttata al meglio. Si riparte di nuovo in parità. L'allenatore si trova un bivio. Provare a vincere a tutti i costi. Ci prova al volo. E un gol! Che giocata! Un gol che balla da solo! Situazioni come queste le sai sfruttare quando le prepari bene in allenamento. Sono passati da recupero a conclusione vincente in pochi secondi, con il risultato che abbiamo visto. E ha avuto subito un grande impatto sull'incontro. Effettivamente ha ripagato il mister della fiducia che gli ha dato mandandolo in campo. E così hanno completato la rimonta. Adesso devono solo gestire la situazione. Palla che supera la linea laterale sarà rimessa. Pochi minuti, addirittura secondi, e sarà finita. C'è il cross. Questa errore prova la conclusione. Palla in rete. Trovano il pari all'ultimo respiro. Grande entusiasmo dei tifosi. Aveva già capito dove sarebbe finito il pallone. La difesa ha pasticciato e lui li ha puniti. L'arbitro di fischio finale e dunque tempi supplementari. È stata una partita combattuta. Tutto sommato il pari mi sembra il risultato più giusto.